capitato anche di vedere qualche partita dei ragazzini, in effetti spesso sono molto più agitati i genitori. Io, per quanto mi riguarda, ho avuto un'esperienza positiva da questo punto di vista, perché i miei genitori sono sempre stati lontani da me, insomma, mi hanno lasciato seguire questa passione giovanile in tutta tranquillità, quello che probabilmente forse avrebbero bisogno i ragazzi di oggi, perché iniziano ad avere delle pressioni e delle tensioni ad un'età molto, molto giovane, che poi alla fine ti si può ritorcere contro. Noi abbiamo un problema di cultura in Italia che deve essere fatto partendo dal basso probabilmente, ma poi penso che il problema numero uno forse è proprio quello delle strutture. Le strutture probabilmente in Italia non consentono alle famiglie di venire allo stadio e di avere quella tranquillità e quella serenità, insomma, nel vedere uno spettacolo che è quello del calcio. Beh sì, io ho avuto una carriera che insomma si è contraddistinta proprio in questo, insomma, ho sempre messo davanti l'interesse della squadra, il bene della squadra, davanti magari a quello personale, quindi magari per caratteristiche anche tecniche e tattiche non faccio sicuramente sognare i tifosi, ma come tutti ben sanno in una squadra di calcio non c'è bisogno solo degli architetti, ma c'è bisogno anche degli operai, insomma, che alla fine risultino positivi. No, vabbè, anche da fuori comunque l'immagine della piazza di Torino è un'immagine di una piazza molto calda, molto passionale, e questo l'hanno dimostrato i tifosi. Venendo qua mi sono reso conto che è veramente molto bello giocare in questa piazza. Sicuramente ci sono responsabilità in più, quindi è normale che la gente si aspetti sempre tanto, in particolare quest'anno, perché tutti noi pensavamo di fare un campionato diverso, invece ci troviamo a rincorrere un obiettivo che adesso è diventato l'obiettivo primario, quindi dobbiamo concentrarci nel presente e pensare di andare avanti di questo passo, cercare di raggiungere la salvezza, possibilmente magari già domenica, e poi insomma a fine stagione si tireranno le somme. Ma può essere un vantaggio, ma tutto dipenderà da come la squadra, l'atteggiamento che la squadra avrà fin dalle battute iniziali. Insomma, sappiamo che è una partita determinante, che potremo chiudere discorsi salvezza, ma io sono sicuro che i nostri tifosi, come sono stati veramente eccezionali in casa con Napoli, si faranno sentire anche a Livorno, ci aiuteranno, quindi dobbiamo tanto a loro cercare di salvarci anche domenica.